Atrio in via Carlo Porta numero 3 di Vito Latis. In una casa già peraltro verso soggetta a limitazioni, questo atrio ha dovuto essere risolto in uno spazio piuttosto angusto. Ciò mentre la posizione e il tenore dell'edificio richiedevano un alto grado di signorilità. Se questa fu in buona parte raggiunta con l'impiego di materiali pregiati, quali soprattutto il granito per i pavimenti e per i gradini della rampa di scale e il mogano per le pareti, ciò che qualifica l'atrio è tuttavia, come sempre avviene, piuttosto il modo di usarne che il pur innegabile pregio loro. In primo luogo, valga la stessa scelta caduta su due materiali pregiati, non solo, ma le cui contrastanti caratteristiche di durezza, di struttura, di colore, di calore, sono atte ad esaltarsi scambievolmente, mediante un deciso contrasto, che tuttavia non esclude una reciproca simpatia. In secondo luogo, la disposizione degli elementi, operata con la accortezza di ingombrare il minimo possibile, ovvero volta a valorizzare lo spazio al fine di suggerire una sensazione di ampiezza massima possibile. Si osservi che la scala è composta da 9 alzate, un numero che a vista si giudicherebbe meno alto, e che la balaustra, quanto possibile semplificata lungo la scala stessa, fu evitata sul ripiano, appunto perché sarebbe apparsa ingombrante. In terzo luogo, per la felice introduzione di due elementi che particolarmente attraggono su di loro l'attenzione. La pregevole statua, pezzo che per essere fuori stile, mutilo, sospeso, assume un valore metafisico, la vaschetta per fiori in granito con gambe metalliche, che, pur nella continuità del materiale, assume un valore tutto proprio per la sua forma arrotondata, che si oppone a quella rigorosamente spigolata dei gradini e del mensolone del ripiano. In quarto luogo, infine, l'accorgimento della porta di ingresso opaca, la quale, tutt'altro che esaurire la sua ragion d'essere nel contrasto tra pieno e trasparente dell'impennata, che è gioco simpatico ma non nuovo, fa sì che entrando si abbia una visione dell'atrio improvvisa, ed il fattore sorpresa non gioca davvero un ruolo secondario nell'impressione assai gradevole ed accogliente che quest'atrio offre, il che è probabilmente quanto di più opportuno ad un atrio si possa richiedere.